attenzione quest'area per l'iniziativa Cosa Nobile. Siamo felici soprattutto che c'è questo abbinamento tra lo sport e la prevenzione. Molto, molto in sintesi, se ognuno di noi facesse non necessariamente l'attività per vincere una medaglia olimpica, ma una piccola attività sportiva, e al tempo stesso accompagnasse questo con un binario parallelo con la prevenzione, penso che ci sarebbero benefici per tutti quanti. Grazie e complimenti agli amici di Telesofrenia. Mi ricordo ancora che eravamo su una tenda della Croce Rossa, qua in mezzo, eravamo in pochi amici. Ci ritroviamo dopo 5 anni con oltre 2024 di migliaia di seminari. E questo è un merito non mio, perché io l'ho ideato, ma lo organizziamo, ma è della squadra, è una squadra composta dai tutti i professionisti che ringrazio, perché per 2 giorni veramente vanno viste, hanno fatto viste oggi per oltre 5.000 persone. Tutto lo staff, vieni Tiziana, Tiziana a tutti. Volevo solo dire che guardate come siamo ridotti, io dico sempre che lo sport fa malissimo, però questa è la mia teoria. Comunque, ripeto, bellissima questa manifestazione, io ho suggerito, non so se sono stato io, Giorgio, ma perché non si fa anche per le altre città? Dico, questo si fa qui, a meno che lui sia così geloso che non si è reso tutto per sé, questa grandissima, fantastica manifestazione.